Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, buon mattino, bentornati su eFootball. Siamo con l'ennesimo episodio della terza campagna, siamo alla sfida 3. Servono da fare 7 reti e la prima partita l'ho provata offline, l'ho persa 4-0 contro il PSG. E noi adesso ne facciamo un altro. Intanto un saluto, un ringraziamento a tutti coloro che guardano il video, che mettono un like, che mettono un commento e che fanno l'iscrizione. Ricordatevi, l'iscrizione è molto importante, avere iscritti per me, per avere più visibilità al canale. Ok, entriamo dentro appunto alla nostra sfida, è la terza praticamente. Ora al momento non vedete l'altra partita perché l'ho fatta, ma l'ho persa 4-0. Quindi partiamo subito a cercare un'altra partita e cerchiamo di fare i 7 gol per riuscire a terminare questa sfida, la terza di questa campagna, e così è terminata. Molto bene. Allora, vediamo un po' come gira qua il gioco. Intanto un salutone a qualche youtuber amico che pubblicano video di football, di altri giochi, di FIFA, giochi non di calcio. Un salutone a Leburneo, andate a vedere il suo canale, i suoi video, e un salutone a Alessandro Gamer, andate a vedere i suoi video sul canale. Ecco trovata Juventus, molto bene. Detto questo, troverete i link ai canali dei due amici nella sezione canali di questo video. E cominciamo subito, vediamo le formazioni. Intanto noi siamo sulla destra con la maglia classica dell'Inter, la Juve maglia bianca e nera. Contro Juve, bella partitona. Ok, andiamo subito a modificare il nostro stile di gioco e come al solito andiamo a mettere contrattacco e poi vediamo un po'. Abbiamo qualche giocatore da sistemare, qualcuno. Vabbè, intanto Perisic ce lo togliamo e proviamo subito Gosens che ci ispira subito. E poi vediamo anche, se non sbaglio, in attacco lasciamo così come sono. Forse Bastoni da mettere in squadra. Sì, abbiamo Di Marco, ok. E a questo punto direi che le frecce sono quasi tutte simpatiche, carine, lasciamo così com'è. Il nostro avversario schiera subito Vlahovic dal primo minuto in campo, e Morata sulla sinistra e Dybala sulla destra, un bel trittico d'attacco per la Juve molto molto potente. Ma noi siamo qua per divertirci, siamo qua per giocare insieme. Spero che vi piaccia il video, che vi faccia passare quei 15-20 minuti di spensieratezza, di non pensare a nulla, solo vedere il gioco e divertirvi magari con me, che se gioco bene e faccio belle azioni mi diverto, se non faccio belle azioni non mi diverto per niente. Se Konami ce l'ha con me, come capita spesso ultimamente, che mi rallenta i giocatori, non mi fa fare i passaggi, eccetera, eccetera, mi diverto poco. Gioco ugualmente perché porto avanti questo gioco, mi piace il PES, mi piace il football, mi piace anche ultimamente gioco anche un po' a FIFA. Però PES è stato sempre il gioco che ho prediletto di calcio, e football è il futuro di PES e speriamo che lo migliorino un pochino. Siamo alla terza campagna, il nostro avversario sta ancora provando la formazione, è lì che la prova e vediamo cosa combina. E noi siamo pronti per giocarcela, mancano 30 secondi all'inizio, che dire. Vi ricordo che sul canale stiamo portando anche Cyberpunk 2077, un'avventura dalla grafica stupenda su PS5, quindi è ancora meglio che sulla PS4, molto meglio, molto fluida, molto divertente. Tutti i giorni alle 17 pubblico un nuovo episodio. Tanto per ricordarvelo, se vi piace Cyberpunk, se non sapete cos'è, guardatelo, è un bel gioco, è simpatico e vi piacerà sicuramente. La grafica è stupenda. Ok, eccoci in campo, siamo all'Allianz Stadium di Torino, in casa della Juve, e noi siamo la Lombardia, siamo l'Inter, comunque va bene, Lombardia nello azzurra, alias l'Inter, perché purtroppo Konami non ha preso i diritti dell'Inter e neanche del Milan. Si comincia, cominciano loro, palla a Vlahovic, che ok, cominciano subito, vediamo come se la giocano. Subito un tiro in avanti, non c'è nessuno, vediamo se la prende il portiere. No, la prende De Vrij, Bastoni, passiamo al centro, cerchiamo subito di andare sulla destra, di fraseggiare un pochino quello che a noi piace di più. Ok, sembra che l'avversario la prenda subito, si mette male, però non riesce a fare nulla. E noi col bastone la ripassiamo in avanti, centrocampo, e Barella, vediamo un po' dove la palla va. Giochiamo a centrocampo, cerchiamo di venire lì. Calhanoglu la sbaglia e riparte la Juve, che la passa per lo portiere. Ok, Szczęsny.
Cesnik è sulla destra. La palla, niente, fallo di Gosens, e quindi, no, fallo laterale, l'arbitro dà solo il fallo laterale, riparte la Juve. Riparte la Juve, di nuovo la palla fuori. Attacca la Juve sulla destra, la riprendiamo subito noi, e passiamo al centro e cominciamo con la fallazione. Bellissimo infiltrante sulla destra e si invola velocissimo Dumfries, come volete voi, palla al centro, si gira, niente, purtroppo non riesce Lautaro a arpionarla e metterla in rete. Passaggio lungo del portiere per il loro difensore, ma non, gli sfugge la palla ed è palla nostra in palo laterale, rimessa sulla sinistra. Ok, ricominciamo a macinare il gioco. Calhanoglu che la passa al centro, Barella che la gira, fallo. Cos'è? No, non è fallo, è semplicemente un fuorigioco Lautaro Martinez. Ok, 0-0, siamo arrivati ormai al dodicesimo, Juventus Inter 0-0. Lungo lancio, ma riusciamo fortunatamente a prenderla, non fermiamo il contrattacco, ma lo fermiamo successivamente e ripartiamo noi. Sempre Dumfries sulla destra, velocissimo, va verso il centro, si invola, taglia al centro, vediamo, niente, perché la palla gliel'ha presa e riparte la Juve sulla sinistra. Vediamo se fanno un lungo lancio. Sì, lungo lancio per Vlahovic. No, non è Vlahovic. Ecco Vlahovic adesso che ha la palla. Si gira, vediamo se tira. Riesce Andanovic a respingerla e poi Gosens la butta fuori in fallo laterale. Rimessa per i nostri avversari. La partita comunque è giocabile, non è lenta come il solito. Diciamo che stiamo giocando, riusciamo a palleggiare, riusciamo a passarla, tipo adesso, riusciamo a fare gli infiltraggi molto bene, riusciamo a gestire il pallone, perfetto, riusciamo a fare e la prendono loro. Va bene così. Riattacca la Juve. Entra in area, velocissimo, rientra, passa e la para Andanovic, si butta a terra come se fosse un cascatore. Lasciamo stare, ma quando sono la Juve questi cominciano a diventare bravi a cascare. Sarà una cosa che viene spontanea, probabilmente. Ok, cominciamo ancora con la palla noi, perfetto, la palla è nostra, niente, la stoppa subito loro, ripartono velocissimi sulla sinistra, molto veloce sulla sinistra, vediamo se arriva sulla palla, ci arriva Morata, la palla al centro, Andanovic la butta fuori con un pugno e siamo noi con Gosens sulla palla, che la passiamo tranquillamente in avanti, Calhanoglu la ripassa indietro, Bastoni, vediamo se la fa prendere, Bastoni se la... Meno male che Vlahovic non è il Vlahovic che era nella Fiorentina. Altra respinta di Andanovic, qui ragazzi bisogna cercare di smuoverci un po', perché stiamo dando mica bene. Bel passaggio, peccato che non è arrivato sui piedi Lautaro, però adesso riusciamo a ridarla a Dzeko, che entra in area, velocissimo, Dzeko entra in area, tira, deviata dal difensore, calcio d'angolo per l'Inter, sempre 0-0, siamo al trentesimo, siamo oltre la metà del primo tempo. Non si sblocca la partita, bisogna fare dei gol per passare la sfida. Ricordo che ci sono ancora 4 partite, compreso questa, 7 gol da fare per passare la sfida numero 3. Ok, angolo, c'è un angolo sulla palla, vediamo, per Bastoni, no, per Barella, ha tirato una leggera deviazione di un difensore e la palla si è imbucata in rete. Vediamo, tira Barella, chi l'ha deviata? Qualcuno l'ha deviata, non si è capito. Comunque la palla finisce in rete e l'Inter si porta in vantaggio, cioè noi 1-0 all'Allianz Studio, Stadio, che studio, di Torino. Ok, palla nostra, vediamo di orchestrare con calma, senza, benissimo, senza farci prendere la palla troppo velocemente. Passaggini vari, molto bene. Dumfries che va via velocissimo sulla sinistra. Va via veloce, rientra, purtroppo la perde e ripartono loro sulla destra con Dybala che è al centro, la passa per Vlahovic, si gira, la passa Morata, tira, deviato da Dumfries e la palla finisce fuori angolo per loro. La Juve tenta subito di pareggiare, si butta in avanti tentando il pareggio, ma ancora non ci riesce, speriamo che rimanga la situazione così, anzi magari incrementiamo qualche gol per arrivare a 7 per finire questa sfida, che vuole appunto 7 gol, quindi abbiamo 4 partite per poterla raggiungere.
Molto bene, di testa la mette fuori, palla nostra, riusciamo a girarci, vediamo, si gira, perfetto, va via, subito, dai, veloce, veloce, molto bene, per Dumfries, che parte sulla destra, velocissimo Dumfries sulla destra, molto veloce, entra in area, sta per entrare in area, si gira, la passa, Dzeko, Lautaro, chi c'è? Çalhanoğlu, tiro, gol, angolo a destra del portiere, Çalhanoğlu, un perfetto diagonale che ha spiazzato il portiere, 2-0 al 39esimo. E la partita si sta incanalando sui binari giusti, giusti questa volta, è fluida, la Konami non ci sta rompendo le cosiddette, ci lascia giocare tranquillamente, il nostro avversario non è un granché, diciamoci la verità, non è molto forte, e noi riusciamo tranquillamente, però avanza, però la sbaglia, e ripartiamo noi, velocissimi, velocissimi, molto veloci, niente, l'ha rifermata lui, e cross in avanti per Dybala, che però bastone l'appoggia leggermente dietro al portiere, ancora bastoni, Brozovic, vediamo Dumfries, Barella, ancora per Dumfries che va veloce in area, no, la allunga molto bene, per Dzeko che entra in area, velocissimo, Dzeko entra in area, vediamo cosa fa, no, la passa Lautaro che la mette dentro, 3-0, gol di Lautaro, alla fine del primo tempo vinciamo 3-0 e la partita è sul giusto binario, questa volta oltre che vincere ci divertiamo, facciamo dei bei passaggi, delle belle azioni, l'avversario, diciamoci la verità, non è forte, non è molto forte, tutto questo ci sta aiutando, se avessimo trovato uno forte sicuramente non saremmo sul 3-0. Ok, palla al centro, Dzeko da solo, vediamo cosa fa, tira, niente, a fil di palo, finisce il primo tempo, qua 3-0, 3-0, era Dzeko o Barella che ha tirato, sono entrambi con i capelli uguali, in questo gioco non si capisce da lontano, sembra la stessa persona, bisogna vedere il nome, ripartiamo noi, secondo tempo, l'avversario non fa cambi e riparte subito, sulla sinistra, velocissimo, Gosens che la mette al centro stavolta, per chi è? Parte velocissimo ancora il nostro giocatore, Gosens che cosa fa? La crossa di testa, niente, non ci arriva Lautaro Martinez e la palla torna a Chesney, che con un lungo rinvio tenta di ripartire in contro, niente, la stoppa molto bene da Dumfries che la passa a Dzeko che cade, incespica, il difensore gliela presa e ripartono loro e riusciamo a stopparla subito con De Vrij, velocissimo a prendere la palla Çalhanoğlu che è molto veloce, velocissimo, entra in area, si gira, la passa, per chi la passa? Lautaro, palo clamoroso di, mi sembra, Lautaro, la palla S ed è palla della Juventus che torna subito pian piano in avanti, cross lungo per niente, l'hanno sbagliata, la riprendiamo noi, Dzeko, Lautaro, Gosens, cosa fa Gosens, vediamo cosa fa, tira, la sbaglia, Dumfries, porta vuota e l'ha messa dentro, 4-0, sembra tutto troppo facile, Konami forse ci sta aiutando, forse rallenta il nostro avversario, che dire, che ne sappiamo noi, noi stiamo giocando come dovremmo giocare, non sappiamo se il nostro avversario ha dei problemi, non sappiamo se era play 4 o se era play 5, non ci ho fatto caso, quindi non possiamo dire, non sembra un granché, però potrebbe anche essere che Konami, come fa gli scherzi tante volte a noi, ora lo faccia al nostro avversario, questo è plausibile, è plausibile, comunque siamo su eFootball 2022. Io sono Tuffo Mix, alias Petronio Teas, canale di calcio, più che altro è football, in passato PES, qualche partitina su FIFA la facciamo e ultimamente stiamo portando Cyberpunk 2077, un gioco di avventura, di azione, grafica stupenda, PS5, molto bello, se volete vederlo andate nella playlist, c'è appunto la playlist di Cyberpunk, oltre che di FIFA, che di PES, e che di football, date nella playlist, selezionatevi il video e dateci un'occhiata, magari se vi piace, tutti i giorni ne pubblichiamo uno verso le 17, guardate solo. Ok, il nostro avversario ha fatto probabilmente qualche cambio, sì, ha cambiato qualcosa, Chiesa, vediamo, Chiesa per De Sciglio, quindi vuol giocare un po' in attacco, ok, siamo su 4-0, il nostro avversario vuol giocare in attacco e parte subito sulla sinistra, Chiesa, entra in area, vediamo, crossa, ma la palla finisce tra le braccia di Andanovic che senza problemi la ferma e poi fa un lungo rinvio, dai, oppala, vediamo, Dzeko di testa, la passa indietro, molto bene, la
prendono i nostri, vediamo, Gosens poi passa al centro, che è che tira, niente, la palla rimbalza, il portiere la butta indietro, la riprendono i nostri, la riprende ancora Dumfries, chi è questa volta, non si capisce, Dumfries sulla palla, niente, il portiere la prende. È stato un po' di tafferugli, un po' di passaggi sbagliati da una parte e dall'altra, alla fine è stato Szczęsny che l'ha presa, però sbaglia il passaggio. Ed è Dumfries che torna in avanti. Lautaro si gira, tira, fuori. Non è stata deviata, quindi è rinvio del portiere. Siamo arrivati al 63esimo, 4-0. Chissà se riusciamo a fare qualche altro gol per portarci avanti, perché la sfida, questa è la terza, è quella dei 7 gol. Siamo ancora a 0, anzi siamo a 4 in questo momento. Allora, vediamo un po', qua c'è qualcuno che ha preso la palla, niente, la palla per Gosens che la passa a Lautaro, si gira, vediamo cosa fa Lautaro, niente, si gira, la prende, tira in porta, gol, doppietta di Lautaro e siamo, no, non è Lautaro, è stato Dzeko, mi confondo spesso, non sono simili, uno è Moro e uno è Castanocchiaro, uno è 9 e l'altro è 10, ma io sono orbo di natura, probabilmente sbaglio anche per quello. Comunque qua 5-0, gol di Dzeko. Ha fatto gol Dzeko, ha fatto gol Dumfries, ha fatto gol Lautaro, ha fatto gol Calhanoglu e l'altro non me lo ricordo più. Va bene, attacchiamo ancora noi. Gosens sulla sinistra, velocissimo. Gosens diciamo che è molto veloce. La passa per Calhanoglu che si gira, tira nel 7, ha tolto le reatere dall'angolino alto della porta. Un gol bellissimo, doppietta di Calhanoglu e questo è un gol bello. Tiro a giro nell'angolo alto alla sinistra del portiere che non ha potuto fare niente. Ah, la gran botta, non si fa niente, non si è fatto niente, si rialza subito e la palla è ancora nostra, vediamo, siamo sul 6-0. Oh, qua si mette bene. Vediamo, passaggio lunghissimo per Calhanoglu in area, Calhanoglu cosa fa? La passa a Dzeko, doppietta. 7-0. Abbiamo passato, no, 7, sì, 7-0. Abbiamo passato la terza sfida. Occorrevano 7 gol. Una partita, 7 gol, l'avversario sfortunato di turno è stata la Juventus. Ma è bello così, vincere all'Allianz Studio ancora, siamo fissati con lo studio qua. Vincere all'Allianz Stadium, ecco che cross in area, vediamo di testa, non fa niente, la prendiamo noi, Gosens la mette fuori, perfetto, la sbagliamo, la riprendono loro, come dicevo, vincere all'Allianz Stadium è bello, è molto bello. Vincere poi 7-0 è la fine del mondo. Ok, niente, la palla di centrocampo la riprendono loro, vogliono fare il gol della bandiera, probabilmente vogliono fare il gol della bandiera, niente di che. Torniamo su noi, perfetto, la passaggino, velocissimo. Dzeko che va veloce verso l'aria, cosa fa Dzeko? Vediamo cosa fa, entra in area, cosa fa? Lautaro si gira, ah, 8-0, doppietta anche di Lautaro, non è Lautaro, che chi è? Calhanoglu. 3 gol per Calhanoglu. Li sbaglio tutti, non ne becco uno, devo cambiare, probabilmente cambiare gli occhiali perché qua c'è qualcosa che non funziona. Comunque siamo 8-0, siamo al 79esimo. La partita è completamente in discesa, l'avversario ormai non capisce più niente, si butta in avanti con tutti, Chiesa, Morata, Dybala, però va, guardate, ah, ecco, entra in area davanti alla porta, Vlahovic la sbaglia clamorosamente, non è da lui. Non è da Vlahovic, numero 7 in questa formazione della Juve, Vlahovic, ma non riesce a metterla dentro, non riesce a fare gol della bandiera. Siamo 8-0, mancano 9, 8 minuti ormai alla fine della partita. Più bella di così non poteva venire fuori. Passiamo alla sfida, la terza della campagna 3, e ci riposeremo fino a giovedì, quando magari inizierà la nuova sfida. Niente, para tranquillamente. Szczęsny, la ributto in avanti, vediamo, gliela prendiamo subito questa volta con Calhanoglu ancora, tiro di Calhanoglu fuori, niente, voleva fare il 9, 9 è il numero perfetto dopo il 3, 3 per 3 9, ma non c'entra niente, continuiamo a giocare. Vediamo, vanno su loro, niente, palla di là di Delictel, la mancata, la palla è uscita, la riprendiamo noi. Barella la passa al centro, chi c'è questa volta? Martinez per Gosens che la perde, punizione per noi dal limite dell'area, ci vorrebbe il miglior Calhanoglu, ma siamo al 90esimo, è stanco morto, probabilmente non riuscirà neanche a fare un tiro in porta, vediamo.
Vediamo. No, troppo forte il tiro e va completamente fuori. Abbiamo sbagliato la pressione del tasto. Se stavamo oltre la metà di poco più, la palla andava nell'angolino perché la direzione era perfetta. Niente, siamo ormai al fine partita, manca 1 minuto, la palla è ancora nostra, attacchiamo ancora, vogliamo fare il nono gol, ma la prendono loro, la Juve che torna in avanti, lungo lancio per Vlahovic, niente di che, la prende tranquillamente, no, Andanovic ce la lascia lì, e i difensori, vediamo qualche passaggino così, passaggi perfetti, niente, sbagliata, e Danilo che l'ha presa e tornano in avanti loro. Vediamo, McKenzie sulla destra, passa al centro, per Chiesa, si gira, tiro di Morata, fuori. Niente, non riescono a fare il gol dalla bandiera, non riescono a fare il gol dalla bandiera e noi ci divertiamo un casino, perché vincere così è troppo bello. Siamo su eFootball 2022, siamo a fine partita, esulta Lautaro Martinez, è finita. Passiamo tranquillamente la sfida. Ringraziamo tutti coloro che sono rimasti alla visione fino a questo momento. Vi ricordo un like, mettete un like, un commento, scrivete pure quello che vorreste vedere nelle prossime magari settimane, se c'è qualche gioco particolare che vi interessa vedere, se ce l'ho, farò il possibile. Se volete più partite di FIFA, di eFootball, come giocate voi, quale formazione fate, quante partite avete fatto, quante ne avete vinte, che modulo usate, che squadra. Insomma, sarebbe bello che scriveste qualsiasi cosa vi fa piacere e io lo leggerò, risponderò a tutti perché i messaggi, i commenti che mi arrivano non sono tantissimi ancora, il canale è all'inizio, sì, ci sono 1900 iscritti, però la maggior parte erano dei clip precedenti a eFootball, clip precedenti a FIFA, clip precedenti a Cyberpunk, quindi le scritte che abbiamo nel canale sono, diciamo, di vecchia data. Probabilmente non guardano neanche più, non interessa minimamente il calcio, non interessa minimamente eFootball, però abbiamo un po' di iscritti e speriamo che vi piacciono i video che portiamo, così magari vi iscrivete voi, che per la prima volta siete entrati a caso in questo canale per vedere un video di eFootball. E quindi, detto questo, prendiamoci i 10.000 della terza sfida. Il prossimo video sarà con la prossima sfida che partirà giovedì. Quindi un saluto a tutti quanti da Petrano Teas, alias Tuffo Mix. Buongiorno, buonasera, buon mattino, buonanotte, buon pomeriggio e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.